Buongiorno da News. Oggi, 11 aprile, è Santa Gemma Galgani, nonché la giornata mondiale del Parkinson. Sebbene la malattia neurodegenerativa colpisca da 7 a 10 milioni di persone in tutto il mondo, ci sono tuttora pregiudizi su questa malattia caratterizzata da disordini di tipo neurologico. È importante esserne consapevoli che uno degli elementi che caratterizzano il Parkinson sono i tremori. È importante ricordare però che ci sono molti sintomi non motori e che la patologia può avere un impatto devastante anche sul piano psicologico. Disturbi del sonno, depressione, decadimento cognitivo sono ugualmente riconducibili alla patologia. Grazie poi alla progressione sostanzialmente lenta della malattia e alla maggiore efficacia dei trattamenti farmacologici, molte persone affette da Parkinson possono continuare a lavorare, adottando le adeguate misure e terapie. Non c'è alcuna regola generale che stabilisca che i pazienti affetti da Parkinson non possano svolgere attività fisica ed essere attivi. È invece accertato che il movimento e lo sport sono fondamentali per mantenere la funzione motoria e in genere lo stato di benessere dei pazienti.